Bene, Liberi.tv, Riccardo Cristiano online in compagnia di Andrea Bressi, il nostro poliedrico Andrea Bressi, che è ormai noto per la sua attività di cantastorie, cantautore, intrattenitore, polistrumentista e per la sua passione molto profonda e la conoscenza delle tradizioni popolari. Ci ha fatto compagnia già nel primo lockdown, come ben sapete, con le sue cantate e con i suoi articoli sui riti quaresimali, con trovate ed espressioni dialettali veramente tirate fuori al momento giusto, con la sua comicità ad alta digeribilità, lo possiamo dire, comicità ad alta digeribilità è il termine che ti contraddistingue di più. Quindi diamo il benvenuto in trasmissione ad Andrea Bressi, con la sua chitarrina in sottofondo, vero? Ce l'abbiamo qua. Ce l'abbiamo qua. La mia compagna di viaggio in questa situazione, oltre che, come ci eravamo detti, a giugno sono diventato papà. Bene, bene, no, quella è una bellissima notizia. Poi ti dà la possibilità anche di far imparare la musica a tuo figlio, quindi ti stimola ancora di più. Poi tu sei uno che va nelle scuole, questo lo sappiamo, fai dei corsi agli altri, quindi sei una persona sempre, sempre impegnata. Allora, di cosa vogliamo parlare oggi? Cosa vogliamo raccontare ai nostri amici web ascoltatori che si ritrovano purtroppo ancora in lockdown a casa? Sicuramente si sta un po', diciamo, dipanando questa situazione, ma ancora ci tiene chiusi a casa. Quindi cosa ci spiegherai oggi? Cosa ci farai sentire? E guarda, intanto dobbiamo cogliere il lato positivo di ogni situazione. Quindi per me aver avuto del tempo da trascorrere forzatamente a casa è stato un modo per rispolverare dei libri e leggere delle pubblicazioni che magari non avevamo mai il tempo a disposizione, sempre dedicando il giusto tempo al lavoro, allo studio e alle mie ricerche. Come dicevo per battuta, abbiamo fatto meno visite, ci sono stati meno matrimoni, quindi dicendola con comicità dobbiamo cogliere magari il lato positivo di tutto. E ho fatto degli approfondimenti sempre sul mese di marzo, sulla quaresima e altre figure tipiche. E poi ogni momento era lo stimolo giusto per fare una nuova composizione, come ultimamente questa farsa del problema della sanità, che era un problema sì, serio, ma che era diventato, come hanno detto in TV, una telenovela. E mi ha ispirato tanto. Tant'è che ho scritto questa canzoncina, I cosi vanno male ante la sanità, che sul web ha spopolato e anche qualche emittente televisiva ha pensato di utilizzarla per drammatizzare, anche perché ho ridato vita al cantastorie, nel senso che ha ritrovato in questo periodo la mia figura un senso, in quanto facevo ridere, era, diciamo, un modo per gli altri per scaturire una risata e per far pesare meno questa problematica. Sono andato bene, professore. Guarda, il professore è lei, quello che va in giro a insegnare. Io sono un umile, diciamo, ascoltatore e uno strumento in questo momento, non lo strumento che è in mano e che ci suonerai fra poco, ma ti faccio da strumento per amplificare ancora di più quello che comunque è già il tuo successo. Poi lo dicevi tu, il cantastorie è colui che comunque anche in periodi storici particolari ha raccontato l'attualità. All'epoca non c'erano i giornali e quindi i cantastorie raccontavano, andavano di posto in posto e raccontavano le storie ovviamente a modo loro, musicandole. Quindi ci vogliamo immergere nella musica di Andrea Bressi e ascoltare questa, diciamo, questo inno alla sanità, questa canzone che parla di sanità. Io ci ho sentito, ovviamente l'ho condivisa perché, ripeto, Andrea Bressi è un amico prima di tutto. Faccela sentire per Liberi TV, così abbiamo anche l'esclusiva nostra e vai con la musica. E le cose vanno male, le cose vanno male, le cose vanno male ante la sanità. Madonna dello cielo, Madonna dello cielo, Madonna dello cielo, dimmi tu la verità. E
non davi mu fortuna, non davi mu fortuna, non davi mu fortuna, tu commissario sanità. Le cose vanno male, le cose vanno male, le cose vanno male, ante la sanità. Tutti i danni di missione, tutti i danni di missione, tutti i danni di missione, chi moda è sta chi sta ca. E l'ultimo arrivato, con Magno Gaudio, annunciato per sapienza e calabresità, manco tempo ma piglia l'imparico che fa, nidassa e sindava. E le cose vanno male, le cose vanno male, le cose vanno male, ante la sanità. Madonna di lo cielo, Madonna di lo cielo, Madonna di lo cielo, dimmi tu la verità. Adesso siamo nel lungo cammino di Guido Longo, siamo nelle Femani. Ha detto qualcuno, è stata affidata a lui la patata bollente che tutti mandavano dietro le spalle. Adesso sto aspettando la prima chicca, la prima cosa che succeda, ma facciamo una canzone nuova. Beh, io penso che in Calabria ne succederanno di cose, purtroppo, nel bene e nel male. Quindi avrai molta ispirazione, penso, nel periodo. Voglio dire un'altra cosa, però ogni incarico che mi era affidato, ogni responsabilità, va vista da tanti lati, anche perché si dice a Catanzaro, comunque in tutta la Calabria, chi mangia fa molto ricchi. Quindi se tu organizzi un'iniziativa, un festival, hai un ruolo, qualsiasi cosa tu fai, gli altri sono sempre pronti lì a criticarti, a giudicarti. Quindi lasciamo vivere, lasciamo fare, perché rivestire dagli incarichi non è semplice. E quindi trovarsi tra le mani una Calabria e gestirla nella situazione attuale non è semplice. Quindi prima di puntare il dito contro, pensiamoci un pochino. Bene, ce ne abbiamo tanti criticanti e criticatori, quindi spendere una parola a favore di chi si spende per il bene, per far sì che tutto vada per il meglio, è importante. E l'abbiamo detta tutta, quindi a questo punto noi cosa facciamo? Io direi che se Andrea non ha altro da dirci, o anzi da suonarci, potremmo chiuderla anche qua, però l'augurio è giusto, magari auguriamo a questo nuovo commissario della sanità di fare buon lavoro, di fare il suo lavoro, poi ognuno è criticabile, però l'importante è prenderla anche con allegria, perché tu ce l'hai insegnato prima, ce lo dici sempre, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, che tanto in Calabria ci siamo abituati, quindi bene o male cerchiamo di trovare a serra a colori, come si diceva, a pezza a colori. A pezza a colori, sì. Ma tu sai perché? Ma perché si dice a pezza a colori? Guarda, non mi sono mai cimentato a ricercare la provenienza del detto. Sicuramente magari le sarte dovevano ricercare la toppa giusta per rappezzare un pantalone, e quindi se tu trovavi lo stesso colore non si notava. Questa è la spiegazione che ti sto dando io per le mie conoscenze, ma non l'ho mai approfondito, ti dico la verità. Va bene, avete ragione lo stesso, prof. Io do per buone le cose che dite voi, anche perché io mi ricordo benissimo le informazioni che ci hai dato sulle bambole quaresimali, sulla coraisima, ecco, sulle pupattole, quindi tu sei il professore. Quindi a questo punto, dici Andrea, vai. Che chiamarmi professore o maestro non me ne sento perché non ho il titolo, però giustamente ho approfondito e raccolto dei saperi sul campo e con piacere mi piace trasmetterlo, quindi quello che faccio io è una trasmissione orale come si faceva un tempo, cioè c'è il maestro o discepolo, ma erano dei titoli così di cose fatte sul campo, di esperienze, modi di cantare, modi di dire, tecniche di esecuzione che io ho preso tra gli anziani, che certo, a qualora andassi a chiedere un attestato alcuni mi potranno mentire una X, perché alcuni sono del tutto analfabeti ma ne sanno più del laureato. Questo io ne sono convinto, io penso che la storia sta nei borghi, sta nelle persone che la ancora conoscono e la dovrebbero tramandare, non va dispersa. Bene, 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 quindi aspettiamoci nuove sorprese da Andrea Bressi, basta seguirlo sui suoi social, penso pagina Facebook e comunque anche secondo quello che lui fa in giro per la Calabria, ora fermo ma non fermo,
Ci aspettiamo nuove cose, Andrea, ti dobbiamo seguire come sempre. Tu quando hai qualcosa Speriamo di nuovo, che si torni presto alla normalità. Aspettiamo che passa sta nuvola, che arriva sta arcobaleno. A Madonna manda buono, signora puro. Speriamo di ritornare nelle piazze come è stato bello quest'estate. Da giugno fino ad agosto ho partecipato a bellissime iniziative, a festival. Ci siamo un attimo svagati e forse gli spropositi di quest'estate le stiamo pagando a Natale. Quindi auguriamo a tutti buone feste. Le luci dell'albero e le luci del presepe che ci rischiano nel cuore e che ci facciano vivere comunque delle belle feste natalizie. Questo è l'augurio che facciamo anche noi di Liberi TV. Noi ringraziamo nuovamente Andrea Bressi per il tempo che ci ha dedicato. Mi raccomando, seguitelo, perché Andrea Bressi porta il buon umore anche dove il buon umore alle volte non c'è. Concludi con una canzoncina, dai, qualcosa, così facciamo una fine giusta, oppure non lo so, dai, un piccolo finale, vai. Muove na Natale, non hai udinari, mi pigli una pippa e mi minta a fumare. E fumo un sino matino, un sino a chi ne esce a Gesù bambino. Muove na Natale e qua mascherina, ci faccio l'auguri almeno alla vicina. Prima strofa tradizionale, la seconda attualizzata ai tempi di oggi, che scambieremo gli auguri forse a distanza con la nostra dirimpettaia. Auguri a tutti! E grazie all'amico Riccardo. Andrea Bressi. Grazie per la tua intervista. È sempre un piacere, almeno abbiamo la scusa per rivederci, per chiacchierare e condividere queste nostre chiacchierate con gli amici che ci seguono. Un saluto a tutti. Sempre. A te la parola. Sempre. Saluti a tutti, quindi Andrea Bressi, Riccardo Cristiano, Liberi TV, alla prossima, mi raccomando, seguiteci, ciao! Urpigni arrampicanti, ciao!